Stadio Recchioni di Fermo, ultimo atto della stagione regolare. Pescara con l'imperativo di vincere, fuori Aloy in massa per infortunio squizzato, causa squalifica. La novità, le novità: Milani in difesa, D'Agasso e Franchini a centrocampo, davanti torna Cuppone nel tridente completato da Merola e a Cornero. La Fermana con un solo obiettivo, i play-out, impresa però titanica. Ma queste sono le prime azioni della partita. Aveva rischiato qualcosa proprio nei primi minuti il Pescara con Manuel Giandonato, poi la conclusione qui in contropiede di Cuppone, la respinta del portiere Borghetto e poi anticipato a Cornero. A Cornero che controlla il pallone sulla tre quarti, vede l'inserimento di Merola da destra a sinistra e Merola trafigge il portiere di casa Borghetto. 27esimo minuto nel corso del primo tempo, Pescara 1, Fermana 0. Si gioca naturalmente allo stadio Recchioni di Fermo e questo è il gol numero 17 per il 10 biancazzurro. Poi riuscirà anche ad offrire un assist per Milani per il terzo gol e provocherà l'espulsione di Carosso. Siamo nel primo tempo, sempre la Fermana sotto di un gol, c'è questo cross da destra, colpo di testa di Paponi, classe 88, 36 anni, dunque la Fermana reagisce, ma ancora Pescara con questo fallo laterale. Vanno giù in area di rigore due giocatori, bravo Cuppone, caparbio a servire Franchini, il sinistro, un gioiello, palla sotto l'incrocio dei pali a scavalcare il portiere Nicola Borghetto. Siamo al 44esimo, questo è il secondo gol in campionato per Simone Franchini per il classe 98, la quinta da titolare, la 16esima presenza con la maglia del Pescara. Aveva già segnato lo scorso 2 dicembre sul campo dell'Entella, tra l'altro una rete importantissima che regalò 3 punti alla squadra guidata da Zdenek Zeman. E questo è il terzo gol, 48esimo, terzo minuto della ripresa, una pennellata di Merola che converge e poi col sinistro riesce ad assistere alla perfezione Milani, l'inserimento dell'ex Pontedera, il terzo gol in questo campionato per il classe 2001 dopo la rete firmata a Pontedera contro la sua ex squadra e la rete casalinga, momentaneo vantaggio contro il Rimini a dicembre. Siamo al 57esimo, tutto facile per il Pescara, viene trascinato a terra Merola da Carosso, chiara occasione da gol e viene estratto il cartellino rosso, decisione ineccepibile. Fermana in 10 uomini, viene dunque espulso uno dei centrali della squadra di Andrea Mosconi. Siamo al 57esimo, il Pescara in vantaggio per 3-0, calcio di punizione, se ne incarica Tugnov che scheggia il palo della porta difesa da Nicola Borghetto. Siamo al 60esimo, ci sono tante sostituzioni, ancora Merola in contropiede, la respinta poi ancora Merola che mette il pallone sul sinistro ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta, dunque sfiora la doppietta personale Davide Merola. Siamo ora al 63esimo, continua ad attaccare, più un allenamento nel secondo tempo dopo il 3-0 della squadra di Cascione, c'è l'opportunità per Floriani, gli dice no il portiere Borghetto che sventa in calcio d'angolo. 85esimo, ci prova anche la Fermana con Manuel Giandonato, serie di batti e ribatti, poi sbaglia in un primo momento Giandonato e poi nella seconda opportunità riesce a centrare l'angolino basso da destra di Plizzari, tiro imparabile per l'estremo difensore biancazzurro Manuel Giandonato, abruzzese di Casoli, classe 1991, ex giovanili Delfino. Rivediamo, primo tentativo a vuoto e poi palo rete, nulla da fare per l'estremo biancazzurro. Ci prova anche Giovinco, siamo sull'1-3, non si fa trovare impreparato, sempre attento, puntuale e reattivo il portiere della Pescara Alessandro Plizzari. 4 minuti di recupero, il Pescara fa il suo dovere, missione compiuta. Pescara che si classifica al 6° posto, affronterà ai playoff in casa il Pontedera con 2 risultati su 3 al 90esimo. A Fermo, Pescara batte Fermana 3-1.